Zitto! È una sorpresa, Sei pronto? Sì. Guarda qui, ok? Puff. Ah, vedo Anna, che bella sorpresa, la vedo tutti i giorni, mi sono anche rotto le scale. Allora, niente. Sarò anch'io. Bravo, bello. Allora, vi spiego come siamo arrivati. Dunque, la scorsa volta c'era solo Anna perché Giorgio era a fare il panettone e Cico invece era dentro il panettone. Molto bello. Un cicottone. Bene, a questo punto vi faccio vedere che cosa abbiamo ottenuto. Vai, esci, fai vedere cosa ha droppato il boss. Allora, il Silver Foot dell'altra volta non ha droppato la Ionic Great Blade, ma ha droppato questo Iron Cannon. La Ionic Blaster. Bravo, belli. Questo è proprio, ti dà una cannonata questo qui. Blaster in una maniera assurda. Giorgio, no. Gasa. No, non si può provare perché non abbiamo le palle di cannone. Però Giorgio, sì, godurioso riguardo a questo cannone. Basta. Ok, questo cannone, chi non ha un'arma a distanza buona? Giorgio, io. Mi sa no, hai so- beh, quello è buono. Giorgio, tu cos'hai? Io questo. Bravo, hai anche una moffetta in via di estinzione nella connessione però, Abbi un attimo di bontà perché sei veramente uno schifo umano. Comunque, prendi prego l'Iron Cannon. Bravo. Davvero? Sì. Puoi averlo tu. Per ora non abbiamo le palle di cannone. Annuisci se stai capendo ciò che ti sto spiegando. Molto bene, benissimo. Poi, finalmente, poi abbiamo allora detto, ah, amici, adesso ad Anna andiamo, la mandiamo a fare un altro Silver Foot, no? Per prendere la Ionic Great Blade. E Anna lo ha fatto ed è uscito! Questa bellissima la Ionic Great Blade, che è tutta... Sembra un lecca lecca al limone! Stai zitta, che questa qua, se te la danno in testa, ti sguarra! Guarda, è proprio come le storie del mistero. Guarda, anche le storie del mistero occupano metà della telecamera. Però sono così belle. Così, vedi come sono belle. Le avete comprate, no? Adesso sono tutte aperte anche le librerie. Non avete scuse, Storie del mistero, bellissime. Pagina a caso. Guarda, ci sono io. Sono bellissimo. E basta. Come mai? Anna, leva ste spalle da davanti. Cosa? Oh, benissimo. Allora, abbiamo detto, com'è ora? Analizziamo le statistiche di questa Lionic Grave. Fammela vedere un attimo. Guarda, ma anche domani. Dunque, anche me. Anch'io. Silenzio. Allora, c'ha 21 di danno, però più 1,5 di è lunga, capito? Proprio, quindi raggiunge. Cosa vuol dire? Che colpisce. Più è grande, più fa male. Però a me mi pare che fa più schifo. Ha l'abilità tipo? No. Invece, no, sì, no. Guarda che è più forte della mia, sì, però, è forte. Ma guarda l'abilità, non è quella sei convinto? Allora, la spada di Pippo che io uso usare, prima c'aveva la statistica che, vi ricordate, no, ogni tanto non faceva danno, non colpiva. Sì, esatto. Okay. Sì. Però è stata modificata col nuovo aggiornamento di qui di Minecraft Estremo. E adesso fa sempre danno, ma fa un danno variabile tra 17 e 27, quindi è comunque molto. Invece la Ionic Great Blade fa sempre 21. Allora, senti, l'altra spada erano più le volte che ti sentivo fare boing. Ma che ora non lo fa. Anna non ha capito niente, raga. Questo significa che ogni volta ti uscirà un danno basso rispetto a quello che fa la Ionic Great Blade. Ha cercato di salvare la situazione all'ultimo, ma non aveva capito. Vabbè, la spada, mi ho anche capito. Secondo me. Allora, adesso usciamo gli uccelli grossi. Sì. Mi raccomando. Come la Ionic Great Blade. Aspetta, allora, aspetta, che eccolo qua. Guarda com'è. Ah, lei, ci siamo tutti. Aiuto, uno ha scalato. Sì, perché il mio uccello voleva andarsene negli alberi, non so bene. Vabbè, allora cosa dobbiamo fare? Quello? Cos'hai di? Una situazione, una creatura, dobbiamo evitarla possibilmente. Sì. Il mio uccello. Il mio allora, sì, Cico. L'hai evitata? No, Cico la deve smettere di borbottare, grazie. Scusa, molto gentile, ma lo stai facendo ancora, scusami. Ma come ancora? Okay, sì, figlio allora. Dei fiori, però se non la smetti, guarda, mi arrabbio, poi sai come va a finire, non ti conviene. Aspetta un attimo che questo qua urla molto più forte di Cico invece. Quanto urla? Ma seccalo però. Ma tu devi smetterla di borbottare, figlio ancora? Dei fiori. Ma come è possibile? Non lo so, perché un video ti metti il microfono nel sedere, l'altro video te lo metti nel bagno. È variabile, capito? È più bello. È come la Ionic Great Blade. Che bello, no, risentirti. Cico. Giusto, adesso l'ho variato di nuovo. Magari non variamo più. Va bene, dai, va bene, solo se adesso me lo chiedi, per così. Punirti scendi. Non te lo do il mio uccello, No, te lo ammazzo. No, adesso anche tu non ce l'hai però, No, io ce l'ho. Ma come fai a riprenderlo in alto? È un po' volante, però... Lo richiami e lo riprendi, no? Vabbè, tanto io c'ho anche questo qua più andiamo grosso. Andiamo a piedi, fidati, andiamo a piedi. Ma dov'è? Ma è... Ragazzi, non c'è, si è rotto. Non c'è. Andiamo a piedi. Devi rimettere dentro prima l'altro. Ho capito, che Anna. Che sta qui. Scusa, ma pensi che io non sappia... A quanto pare. Andiamo a piedi, te lo dico io, fidati. Va bene, allora tutti a piedi, amici. No, andiamo. Dai, metti dentro,
l'uccello, per tutti favore. Tutti a piedi, tutti a piedi. Ci provo un'ultima volta. Tu stai zitto, sennò ti ammazzo anche qualcos'altro, eh. Oh, bravo. Adesso, aspetta un attimo. Ok. Ah. Ma io non ce l'ho, come faccio io, scusa? Vieni a piedi, sporcaccione, no, così ti svegli la voce, no? Il mio, come... Beh, tu ma sì, che sei. Avete? Vabbè, allora, raga, io vi faccio notare: sono passati 5 minuti e non abbiamo fatto niente. Quindi mettiamoci un attimo seri. Cosa dobbiamo fare oggi? Dobbiamo trovare subito la torre del. Allora, prima di tutto dell'Ottoman. È la torre dell'Ottoman. Vi dico che aspetto A, perché la sto guardando in questo momento nell'enciclopedia magica. Cico, io mi auguro per te tu riesci a seguire. Ma io non mi sono già perso. Tu devi stare zitto. No, non me ne frega niente. Guarda in cielo, segui la stella. Allora. Eccolo qua, l'ho trovato. Praticamente la torre dell'Ottoman ha una forma proprio tipica, capito? Perché è una specie di tipo un calice, avete capito? A forma di calice. È tipo sì. Quello? Okay. No, ma Giorgio non c'è, quindi boh, magari. No, ci sono. E perché non ti alzi in volo deficiente? Perché non posso prendere l'uccellone. Fallo. Chiedete anche voi. Giorgio, prendi l'uccellone. Non posso prenderlo perché l'ho mandato via, perché dovevo andare a piedi. Quando mai l'ha detto Cico? Tu devi ascoltare quello che dice Cico. Sto dicendo. L'ho fregato tipo, mi sa, Dai, cosa fatta? Ci guarda, provo, io ci mi provo. Auguro che voi ci moriate, perché tanto mi avete talmente stancato. No, io sopravvivo di brutto, calco. L'ho preso. Potrebbe essere una cosa dove moriamo, perché quando mai? Però molto probabile. Possiamo dare un'occhiata. Allora, dov'è Cico però, che non lo vedo più? Mi sono uccellato, alza su. Non mi interessa. No, non puoi, devi rimanere. Ma c'è una cassa bellissima qua dentro. Aspettate, voi rimanete fuori, che ci penso io, okay. Che qua mi sa che c'è. Aspetta. Un mostro, un gurumbundu. No, quello lì è forte, non lo possiamo ammazzare. È un enforcer, via, in volo. Niente, in volo. Via. Niente. Ma posso volare anch'io? No, tu a piedi. Ma poverino, quello che fa l'enforcer lo apre. Allora, noi dobbiamo andare dritti per dritti, perché da questa parte dovrebbe. Vedi che siamo arrivati, Cico, è dritti così, proprio è vicino. Sono qua a fianco, sono già lì. Bravissimi, allora, questa qui è la torre finalmente dell'Ottoman di Iron Man, che era lui che volevamo qui. Adesso subito tutti ci deucelliamo. Subito. Ok. Allora il signore qui è un po' carbonizzato, non si sa perché, però. Poverino, va bene. Allora io posso comprare. Aspetta, ti devo dare i miei tokens. No, aspetta, perché qua c'è qualcosa I di miei speciale tokens. Sì, ho capito, ma c'è qualcosa Stappa di speciale. Stappa i miei tokens. Se non stai zitta t'ammazzo. Allora c'è delle weapon case e delle treasure box. E anche un lotto totem, incredibile. Cioè, i tokens. Ok, ti prendo i token. Allora, tutti qua i token li di tutti. Per terra. Li hai ecco. Ho preso tutto, tranquillo. Tu non ne apri. Perché uno, vuoi due, no. E io uno. Hai fatto schifo, non mi ricordo neanche te più. Te lo dico che io ho fortuna, sì, perché ho corso tanto oggi. Mi sono arrabbiato con lui per il microfono, vero? Sì. Mi pare di ricordare. Ok, però quindi è stato no. Però. Quindi no, va bene. Troppo forse te lo sei anche infilato troppo in gola, però vediamo, vai. Decideremo. Vabbè, per il momento compro. Allora, ne compriamo 4 di questo tipo qua, che in teoria dovrebbero essere delle armi, quindi da qui dentro dovrebbe uscire un'arma. Aspetta, ma queste sono casse che si aprono a mano, non è che sono delle rune. Ne apro una, no, è delle armi. Allora, questa qui mi è uscita 7 armi inutili, bene. Bene. Vabbè, puoi aprirne una, dai. Ok. Sì. Dimmi che cosa ti è uscito. Cosa è uscito? Una cosa bella. Oh, no, qui. È l'arma schifosa quella. No, è bellissima. No, mi dispiace. Che cos'è? Giorgio, prego, una per te. Sì, vai, amico mio. Cosa catena quello? Vai, cos'è? Ah, è buona! Che l'ho rubata! L'hai rubata! Non l'ho vista, non è giusto. Non era tanto buona, Giorgio. Va bene, ok. Anna, ultima, vai. Ok. Ok. Cosa come c'è? Si apre? Cosa c'è? Anna, svegliati! Truffata! Ma è sparito, non c'è niente! Ce l'hai nell'inventario, sei la solita cretina. Cosa no, c'è? Non c'è niente! Io raga, poniamo fine a Minecraft Estremo e a Mazzo Anna. No, davvero, vi giuro, stai, prometto non è che... vero, non è vero, non è vero, però. Vuoi tenersi la roba, Ma guarda, tanto non è che la volevo, fa schifo. Vabbè, quindi. Tu hai visto che qualcosa usciva dalla mia scatola? No. Stai zi, Anna, non parla, sei orribile. Allora, vabbè, ma andiamo. Davvero? Allora, qua adesso c'è un lotto totem che però qua costa molto di più. Qua il lotto totem invece che 10 costa 28. Quindi, ma ce li hai? Sì, ne ho. La piglialo. Vabbè, piglialo. Ti dico a quanto possiamo arrivare, perché ne possiamo comprare un esatto numero preciso di 4. Wow, lo sapevo. Incredibile. Allora, vediamo. Cosa è successo? Cosa si fa con sti cosi? Devi usarlo. Mi sa che non erano i biglietti della lotteria questi, No, non ci credo. Okay. Non mi sa che abbiamo comprato qualche cosa inutile. Ci ho truffato. Oh sì, che cos'è, una boccetta di niente. Adesso cerchiamo un attimino. Cico, ricorri rapidamente. Controllo io, come si chiamano? Lotto totem. Perché mi... Che hai fatto? Ho fatto qualcosa ma è sparito il lotto totem. No, mi sa che mi stai buttando. Ma come è possibile? No, aspetta. Oh,
Fermi, nessuno tocchi niente, toglietevi. Allora, che cos'è? Chico, verifica sulla, sull'enciclopedia. Da un'arma assurda. Sì, ma come si usa? Cioè, mi sa che devi cliccare uno tra questi e quello giusto. Penso di sì. Porca mia, ma è impossibile. Ok, allora fidati di me, so questo qui e questo qui. Questo non è quello, non è qua. Non era quello, sono pesce. Pesce. E un altro. Ok. Rifai. Fermo, okay. Facciamo sempre lo stesso, è una buona strategia. No, questo. Ho fatto bene. Winner chicken dinner, che bello. Allora, abbiamo preso 25 diamanti, che schifo. No, non è buono. Ti dà un'arma proprio rottissima, è proprio tutta rotta. Ne abbiamo un altro, riproviamo, però questa volta non più quello, ma quello al centro. Questo qui. Sì, al centro, vai. Ok. No, che topo. Questo. E puoi togliere quella spada che fa tristezza, fa venire voglia è di piangere. Bellissimo, mi ci sono affezionato più della padella. Guarda, qua faccio una cosa che. No, vieni qui. Non cosa hai capito? Confronta. No, guarda, qua è un gesto di bontà quasi papale. Ti regalo la spada laionica. Cosa? Lo so che stupisce questa cosa qua. Perché? Perché è giusto, no? Io ti voglio bene e questo, capito? Grazie. Prego. Prendi la mia spadina, quella lì. L'ha presa Cico, credo che se la voglia toccare. Vabbè. L'importante adesso ma abbiamo tutti. Finiti l'otto totem. Cico, buttiamo quella spada, dimentichiamola, buttala via. No, addio Jerry. Bene, adesso possiamo mostrare tutti quanti le armi giganti che abbiamo, Tutti quanti. Guarda, siamo tutti armati, belli e pericolosi. Guarda, è bello. Sembriamo anche forti, sembriamo. Sì, siamo forti, siamo ancora vivi. Guarda, io penso che siamo i più estremi del mondo su Minecraft. Ma direi estremo, una cosa, un'estremità, guarda, una cosa pazzesca, pazzesca. Adesso ci rimane un'ultima. Purtroppo non abbiamo preso l'arma, ma c'era una bella arma, Cico, da lì dentro. Ma proprio bellissima. Come si chiamava quello? È l'otto totem. Bella. Sì, era bella. Tutte hanno cose belle, quindi sì. Allora, sai cosa facciamo? Dopo prendiamo altri la moneta della dimensione della unica. Andare a sfasciare la faccia alla gente. No, allora adesso usciamo di nuovo tutti gli uccelloni, perché oggi è un episodio molto uccellonico. Tu devi essere gaudioso. Ma guarda oggi, come si fa un attimo. Giorgio, cioè tu devi essere sono la persona molto gaudioso, non vedi? Sì, lo vedo, lo sento. Sento il tuo gaudio permeare l'aria. Il mio gaudio. Che bello. Allora adesso dobbiamo andare a cercare il boss, perché noi è quello che dobbiamo fare. Cioè la missione di oggi è affrontare lui, il solo e unico Ma Mac ce la facciamo, bot. Sì. Probabile. Non c'è. No, però effettivamente sembrerebbe. Ma metto la tolta questa, sembrerebbe ma non è mancante. Che è sotterranea. Oh, questa qui. No, è questa qui. Non guardarla nemmeno, per favore. Ragazzi, non c'è. Cioè, ce ne sono 400. L'hanno cambiata. Ha ragione chi è che l'ha detto. Forza, non ho detto io. Te lo dico io. No, non è possibile. Ma non perché è possibile. No. Abbiamo aggiornato. Adesso, infatti, non c'è niente cambiato. Adesso l'enciclopedia rispecchia pienamente le nostre strutture e boss e questioni e armi. Quindi siamo al 100% sicuri. Niente. Ma è da un'ora che stiamo girando, raga, non stiamo trovando niente. Com'è possibile? Non è possibile, Cico. Spiegami. Allora, è semplice il principio, perché se vado sempre dritti, andiamo a sinistra. No, secondo me invece è giusto andare sempre dritti. Il mio principio, allora, no, il mio principio se non lo seguito lo trovi. Allora, secondo la legge della statistica di Lyon, se tu hai sempre dritto, l'hai inventata tu. No, esiste. Si studia anche all'università. Quando tu vai sempre dritto, sì, troverai per forza quello che stai cercando. Tanto prima o poi. Stiamo andando in diagonale, quindi non è in un diagonale, problema. Poi un po' tutti e due. No, questo qua aiuta anche più di più a trovare quello che stai cercando. Se la tu vai in diagonale, matta è questa, se tu qui, ti muovi in diagonale, sì, trovi di più le cose. Cioè, quando stai cercando, ti cadono, per esempio, ti cade il cellulare. Sto ancora trovando. No, perché ci vuole pazienza. Però se ti cade il telefono per terra e tu ti muovi in diagonale così un po', lo trovi più in fretta. Ma anche se sotto te? Sì, qualsiasi situazione. No, la statistica laionica è una truffa. Allora ti tolgo la spada. Siamo nel reame laionico, quindi può essere che funziona. Raga, non esiste, mi sa che non c'è. La statistica laionica mi sa che è rotta, mi sembra un po' improbabile che io una capatina in quelle torri ce la darei, perché insomma, che magari che quella è quella e tu dici di no. Ma quella C'è un albero rotto, l'hai visto? Dove? Quello volante? Lì, guarda, Giorgio, qui piacciono gli alberi. Giorgio, un che albero, bello. Cosa ci troviamo dentro? È sotto sopra, è particolare. Tua sorella? Aspetta un attimo, vado a vedere. Questo è piccolo. Oh, ti rompe. C'erano delle cosacce lì dentro, non è quello che ci serve. Vado a vedere un attimo qua dentro. Mannaggia, sono sceso. No, attento, ok. Un attimo che mi sono deucellato involontariamente, un attimino. Magari è qua. Voi rimanete fuori, Sì. Se, ragazzi, era questa, vi giuro che piccolo. No, ma come fa a essere questa qui? È piccolina. Stai zitto. Ci sono. No, ci sono quelli. Gli uomacci. Ci sono. Dove esci? Omaccioni. Aspetta. Fuori. Sì. Però, scusa, però allora c'è qualcosa che non quadra. Perché ci sono gli stessi omaccioni. Stai zitto.
Ci sono gli stessi omaccioni sia qua dentro che qua dentro. Non ha senso. Cioè è collegato, cioè, non è che sono a guardia del boss. No, qua ci sono, no, non sono gli stessi omaccioni, ma sono questi esplosivi, sono un po' cattivi, eh. Aspetta che è forte questo omaccione. Ci pestano. Ti leva il cerucello in mezzo. Chi è? Era il mio. Ho dovuto, ti metti davanti. Stai altissimo. No, raga, scappiamo. No. Uccellati allora, veloce. Allora, calmi, va tutto bene, calmi tutti. Allora, va tutto molto bene. Dunque, no, Giorgio, sei vivo? Tutto bene? Sì. Sono qui a sinistra di te. Molto però bene. Non posso correre, non alla ho. Alla mia sinistra. Attenzione che c'è un omaccione. È pieno di omaccioni, Giorgio, corriamo non di più. Non posso correre io. Corri lo stesso, corri senza poter correre, corri però. Cosa vuol dire? Corri sono, e basta, se no ti giuro che riprenderò la mia spada dal tuo enorme cadavere. Ok, ricordiamo ogni tanto, perché secondo me anche qui si tendono a dimenticarlo. Immagino anche voi qualche volta. In questa serie, se muori, cosa succede, Cico? Illustracelo. Rimani morto. Rimani morto per sempre, non rinasci più. Esatto, come Alex, e ancora oggi noi celebriamo lo scorpioncino. Con lo scorpioncino, lui è, c'è proprio un'iconografia, no? Tipo un affresco nelle caverne. Sì, che rappresenta Alex con lo scorpioncino nel ragazzi, sedere. Cosa c'è? A dove siete? Ah, beh, strano che Anna ci ha perso. Via, strano, non succede mai. No, io sono rimasta lì, ma voi dove siete andati? Ma sai, ho urlato tipo 20 volte che stavamo scappando, Giorgio che stava morendo. Dio, sono esploso, tipo. Ma Anna, in tutto ciò, Anna stava guardando i fiori, che ne so. No, lei. Stavo uccidendo i mostri per aria per non farvi uccidere. Interessante. Comunque, ma, raga, mi sto sentendo male, mi devo bere, per favore, aiutami. Ok, bevi. Bevo anche aiuto. Io un pochino. Ma prendo una direzione a casaccio. Vabbè, tanto guarda, non troviamo. Rido se Anna trova il coso e noi no, guarda. Quello mi farebbe arrabbiare. Io non un pochino. Tanto. Però non c'è, raga. Cioè, veramente non c'è. Ma guarda bene l'immagine, descrivila meglio. Dice che ci sono 4 MacBot Altars in questa struttura. E se tu ci usi questa Gold Spring, ma che c'è Anna, un'immagine. Sì, c'è l'immagine. E non è niente. Non l'hai mai vista? Sicurissimo? Sì, non l'abbiamo mai incrociata. È introvabile, te lo dico io. Sarà rarissima. Non lo è. Ma è il boss. Sottoterra, secondo me. No, è sopraerranea. Può essere, però, scusa, magari l'hanno cambiata e sottoterra, ma è uguale. Perché avrebbero dovuto farlo, però? Ma non dovrebbero cambiare. Se abbiamo le cose aggiornate estreme, non ci sono differenze. Non lo so, allora non c'è. Sei un topo. Ti riprendo la spada se non troviamo. No, perché basta. Mi innervosisco, poi divento cattivo e ti riprendo la spada. Che cos'è che muggisce da qua sotto? L'hai sentito qualcosa? Che ha fatto sì. Tipo spostiamoci. Venite qui. Allora, hai poca vita o sbaglio? Hai poca vita? No, sono messo piuttosto bene. Abbiamo 3 fili di cuore ormai, tranquillo. Allora, giusto, quello è vero. Allora, abbiamo finalmente trovato la struttura. Mannaggia Pippo, quel nasconditore screanzato che ce la stava celando. Strutture. Bravo. Però, cosa succede? Praticamente, Anna, forniscimi la molla fornisco d'oro. Fornisco immediatamente. Questa è tipo il calice, no? Quello là. Ma siamo il pronti? Sacro Graal. Questo qua è la molla d'oro. Ah! Mamma mia. E quando la prendi ti esce scritto: oh, luminoso. Capito? Proprio tu. Ah, la molla luminosa. È una molla. Poi questa qua, se Giorgio se la mette nel sedere, rimbalza. È una cosa. Magica, è una cosa bellissima. Bene, a questo punto, se io uso questa molla d'oro su questo blocco qui mistico, praticamente verrà fuori questo boss. Chiamasi egli il famigerato MacBot, capito? Molto forte. Il MacBot ci rompe. Viene fuori da una rapida occhiata nella enciclopedia dei tutti i saperi che egli possiede 2500 cuori e fa 15 cuori di danno per colpo. Inoltre, egli è capace di inseguirti a 16 blocchi e poi può volare e sparare proiettili esplosivi. Ed è immune alle esplosioni. Non possiamo farlo. Niente, allora io basta. Ti stavo per dire: poi, beh, a sto punto troviamo 4 mod e li facciamo tutti e 4. Ma come non detto. Oltre a ciò, è capace anche di fare dei salti. Sì, altissimi più volte di seguito anche. Quindi può saltare più e più volte. Non come Anna che è caduta giù. Brava, complimenti, sempre la solita. Qualcuno di voi mi fornisca della cobblestone e materiali affini. Tenghi cobblestone. Per siccome il signore qui sembra essere veramente come si dice. Ma quindi la mia idea non ti piace? Non l'ho neanche sentita la tua idea. Di trovare altre spring, di evocarli tutti quanti e farmare le sue armi potenti. Ti stai strozzando? Armi potenti, cioè, oltre che hai detto una cagata, oltre questo, no! Ti sei pure strozzata mentre la dicevi.
Scusa, dovremmo pensare a farne uno prima. Che è come se io ti dico: ah, adesso andiamo a fare la spesa, poi dopo cuciniamo e cuciniamo prima. Ancora in altezza, va bene. Sì, sì, beh, perché metti che salta questo qua, gli piglia il matto. E non così tanto, però. Chiudiamo, eh. Beh, salta tanto. Non mi fa ridere che si inghiozza di nuovo. Allora, stai zitta. Allora, qui c'è un punto. Facciamo così. E altri di voi si occupino di fare il bordo intorno dalle altre parti. Okay, okay? Faccio anche io. Io allora, non ho più cobblestone. Brava, brava, sei sempre utile. Adesso. Ho trattato a te. Adesso sono pronto a. Sei pazza, un pugno può uccidere. Vabbè, c'è un'armatura che porca miseria, non lo so. Non c'entra niente, io ricordo sempre lo scorpioncino che punse Alex. Lo scorpioncino era piccolo, sì, vabbè, ma letale. Avevamo un'armatura fatta di pelle di canguro. Mai abbassare la guardia, stupida sbannunata stupida. Adesso, se siete pronti, io sono pronto da... Sono scesa io. Allora smettila di essere sbannunata, grazie. Siccome però oggi siamo già andati avanti parecchissimo, l'affrontamento dei MacBot avverrà nel prossimo episodio. Mi spiace, ma ormai la suspense fa parte di me. Giorgio, mostra di nuovo la spada che ti ho donato. La spada la ionica, mamma mia. Perché hai mezza vita, brutto scemo? No, no, mezza vita, cosa dici? Hai mezza vita, cuori. Hai mezza vita, si vede sopra la testa, cioè, ho tutti i cuori, ti dico. Non è vero, non è vero, sei un bugiardo. No, mangiati un po' di ciupacabra. Ah, aspetta, sta curandosi. Ho tutta la vita, non vedo che allora, cambia sopra niente. La tua testa io vedo 47%, sei un bugiardo. Io ne vedo 96, sempre. Allora, questo. Siccome dici le bugie, infatti è vero. No. Allora mi devi ridare la spada alla ionica. Assolutamente no. Allora se non la sganci ti ammazzo, quindi insomma. Ma no, scusa, era una truffa, me la volevi far avere per un episodio solo. No, sganciala, per niente. Ci hai ucciso qualcosa con quella spada? Sì. Bravo. No dai, scherzo. Te la puoi tenere, sto scherzando. Te la puoi tenere. Sarebbe molto cattivo togliertela così.